Roberto Capra, ARPA, provincia di Rimini, qui a fare i conti con l'ambiente, Ravenna 2015. Il tema di oggi è un tema interessante, delicato, no? Parliamo di turismo sostenibile e parliamo di indicatori, no? Propedeutici ad un turismo sostenibile. Possiamo così sviscerarli, parlarne? Sì, allora per quanto riguarda il turismo sostenibile, è un turismo che deve salvaguardare assolutamente l'ambiente, l'ecosistema, e la cosa fondamentale come principio è quello che noi dobbiamo preservare questo ambiente in modo tale che i nostri figli, i nostri nipoti possano usufruirne alla pari come noi. Cioè noi l'ambiente lo abbiamo così in prestito, perché è un capitale, certo, che dobbiamo lasciare ai nostri figli e nipoti. Per poter misurare la sostenibilità dell'ambiente sono utilizzati gli indicatori che possono, sono chiamati così perché danno un indice, danno una misura, perché sono quantificabili, di quello che è naturalmente lo stato dell'arte. Un indicatore può essere l'uso del suolo. Allora in quest'ambito qui viene confrontato praticamente la situazione dell'urbanizzazione di una determinata superficie, di un'area, di una città, confrontato naturalmente a tempi diversi. Certo. Viene utilizzato un metodo scientifico che è il progetto Core and Cover, istituito dalla Regione Emilia-Romagna anche come supporto, e viene valutato praticamente la situazione del, per esempio abbiamo nel 54 una superficie, una percentuale di superficie artificializzata, cioè urbanizzata, cementificata, della provincia di Rimini che è del 10%, passiamo al 2008, passa al 38%, quindi effettivamente si è avuta un incremento dell'artificializzazione della superficie che non sempre corrisposto, almeno nell'ambito del territorio della provincia di Rimini, un uguale anche incremento della popolazione, che dovrebbe essere produzione. Altro indicatore può essere anche, essendo una località turistica, la bagnazione, quante acque bagnabili sono presenti, quante naturalmente divieti temporanei di bagnazione si sono effettuati, certo, e via discorrendo. Poi anche quella della produzione dei rifiuti, sappiamo che la produzione dei rifiuti subisce proprio per effetto della presenza dei turisti un incremento nei periodi, nelle mesi estivi. Il turismo è un turismo balneare, è un turismo stagionale, per cui l'incremento maggiore vediamo anche in questo riscontro. Questo è un indicatore molto importante. Poi a fronte di questi indicatori, per esempio rimanendo nell'ambito dei rifiuti, ci sono certe iniziative locali, tipo il Paganello, Paganello, ricordiamolo, è il frisbee, il giusto? Il frisbee, che per i non riminesi. Esatto, che a Rimini nel periodo pasquale ha avuto un grande riscontro, sì, insomma, di popolarità e anche di richiamo. Certo. In quell'ambito lì si è attuato il progetto Zero Waste, cioè quello di ridurre al minimo l'uso di, naturalmente, o la produzione di rifiuto, ovviamente, per esempio, viene bandita la vendita di bottini in plastica, di acqua, perché a fronte della prima esperienza che c'è stata, si è avuto come riscontro il giorno dopo delle montagne di rifiuti, certo, sempre perché era, si trovava anche in difficoltà a gestire. Certo. Quindi la cosa, a fronte di questo problema che è molto importante, si è sopperito utilizzando delle fontanelle pubbliche con la collaborazione dei bagnini, perché siamo in un periodo fuori stagione, anticipato, siamo in un periodo di Pasqua, certo, per cui in quell'ambito lì si è migliorato molto, sia il discorso di limitare al minimo la produzione di rifiuti, sia anche per altre cose, come del resto anche l'iniziativa di Sant'Arcangelo dei Teatri, ed è un'iniziativa nel quale anche qui vengono istituite delle case dell'acqua, dove vengono vendute dei contenitori per l'acqua di alluminio o di acciaio, che diventano personali. Questo, certo, poi naturalmente viene data la possibilità alle persone di poter accedere alle casette dell'acqua, certo, e poi poterne naturalmente bevere. Come del resto anche è un richiamo molto importante quello di poter anche le biciclette che alcune famiglie di Sant'Arcangelo non utilizzavano più, venivano recuperate per dare la possibilità ai teatranti, perché è una manifestazione teatrale, certo, di spostarsi nelle località per le varie manifestazioni
e per poter poi dare la possibilità a queste biciclette che erano recuperate anche grazie anche al supporto di volontari, per anche la stessa città di Sant'Arcangelo, poi come bike sharing. Perfetto.